Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo di postura, di strategie e di programmazione per la riabilitazione. Lo faremo insieme alla dottoressa Rachele Raimondi, che ancora una volta è in collegamento con noi da Milano. Buonasera, dottoressa, e bentrovata. Buonasera, grazie del vostro invito. Oggi parleremo di un argomento di estrema attualità, in considerazione del fatto che ormai tutti usano il computer e l'uso prolungato di questo computer crea tutta una serie di patologie. Ovviamente c'è una legislazione, la legge 626 e la legge 81, 8108, che dà delle normative ben precise su come gestire il posto e la postazione di lavoro. Le aziende, ecco esatto, le aziende, le grandi aziende o in ogni caso chi è particolarmente attento a questo problema ovviamente si attiene a questa normativa e questo aiuta la prevenzione delle eventuali patologie da carico esagerato. In ogni caso, questo tipo di approccio che ho oggi è per tutte quelle persone che lavorano da casa, dove la loro organizzazione deve essere curata anche da casa, proprio perché sono sempre più numerose le persone che attuano lo smart working. In questo momento, questa immagine che voi avete proiettato sta a indicare come ci si deve porre davanti al computer. Allora, la posizione deve essere con il corpo ben appoggiato, il dorso ben appoggiato allo schienale, che deve essere a 90 gradi, dai 90 ai 110 gradi. Gli arti inferiori appunto devono essere a 90 gradi rispetto al bacino e 90 gradi rispetto alla gamba, i piedi devono essere appoggiati a terra oppure su un piccolo rialzo qualora l'operatore sia di piccola statura. L'arto superiore deve essere in appoggio al piano di lavoro, in questo modo, nel senso così, e in modo che il lavoro dinamico sia attuato dalle dita che devono agire sulla tastiera, mentre il carico delle braccia è in appoggio o al piano di lavoro o eventualmente sui braccioli della sedia. Questa posizione con il capo, ecco, il capo è estremamente importante che non sia piegato in avanti, perché la muscolatura posteriore viene sovraccaricata. Quindi ci deve essere un perfetto allineamento del capo, immaginando di avere una linea ideale che da metà del capo arrivi al sacro, alla terza vertebra del sacro, in modo che questa posizione possa essere mantenuta per lungo tempo senza che la gravità, infatti, se io proietto in avanti il capo, la gravità agisce e fa sì che la muscolatura posteriore si contragga per evitare che il mio capo proceda in avanti. Quindi la posizione corretta al computer è la prima prevenzione. Benissimo, grazie dottoressa per questi consigli importantissimi quando stiamo troppe ore seduti al computer, quindi abbiamo bisogno di questa posizione così come la dottoressa ce l'ha descritta. Quindi dottoressa, una postura inadeguata come può generare patologie come cervicalgie, dorsalgie, lombalgie oppure epicondiliti? Cioè posizione prolungata crea una contrazione della muscolatura. La nostra muscolatura ha delle grandissime capacità di recupero, ma se noi abbiamo per necessità di lavoro o per anche piacere di ricerca sul computer, come fanno molti ragazzi peraltro, questi muscoli sono perennemente in uno stato di contrazione. Questa contrazione crea, e avete una diapositiva che
evidenzia questo quanto sto dicendo, questo crea un circolo vizioso, contrazione muscolare prolungata, esatto, alterazione dei tempi di ossidazione delle nostre strutture muscolari, accumulo di acido lattico, indurimento di muscolatura, della muscolatura, e dopodiché si verifica uno stato di indurimento e di contrazione muscolare. Questo meccanismo, che all'inizio è quasi silente, dopo un po' di tempo diventa solo serale, poi può cominciare a diventare un dolore cronico. Quando i pazienti arrivano da noi spesso dicono di avere dolori da anni, di avere dolore da mesi, e direi che bisogna creare una situazione di maggiore informazione per far sì che le persone qualora la situazione si sia determinata, intendo una situazione patologica, provvedono al recupero, alla cura in tempi brevi. Dottoressa, in che modo si possono prevenire le patologie da lavoro al PC? Allora, direi che c'è una prima parte che io penso debba essere un po' un'autogestione, cioè prima di tutto posizione corretta, cercare di affaticarsi di meno, e a questo punto, dopodiché, durante la giornata, per legge, noi dobbiamo interrompere l'uso del computer 15 minuti ogni 2 ore, che peraltro non dovrebbero essere accumulabili, quindi interrompere con altre attività, con una pausa, lo stare al computer per molto tempo. Dopodiché si può fare una piccola autogestione, cioè degli esercizi di stretching. Molto molto importante attuare questi esercizi in correzione, cioè il paziente si mette sulla sua sedia e il paziente, il lavoratore, chi sta operando, l'operatore, si mette sulla sedia e cerca di avere una posizione corretta, cioè non si possono fare gli esercizi in questa posizione, ma si possono fare in questa posizione corretta. Dopodiché si può cominciare a fare un pochino di stretching dei muscoli posteriori del collo, 10 secondi, poi una seconda volta per 20 secondi, una terza volta per 30 secondi, una rotazione verso destra, poi mezzo verso sinistra, inclinazione laterale del capo, proiezione in avanti sempre del capo. Direi che non farei esercizi di questo tipo di estensioni e di circonduzione, assolutamente. Si possono fare esercizi di rotazione della spalla, esercizi di retroposizione della spalla, esercizi di anteroposizione. Quando c'è la pausa si possono fare esercizi anche per quanto riguarda l'occhio, perché può essere chiuso per 1 o 2 minuti, questi esercizi possono essere fatti appunto ad occhi chiusi. Dopodiché si possono fare degli esercizi dove l'occhio guarda l'infinito sopra il margine superiore del computer. Questo guardare all'infinito aiuta il rilassamento della muscolatura, oppure sempre la rotazione dell'occhio verso destra, verso sinistra, verso destra, verso sinistra. Questi sono piccoli aiuti quando la situazione non è ancora diventata patologica. Ci sono anche altri piccoli aiuti per prevenire, che sono quello di utilizzare un mouse verticale invece che orizzontale, quello di mettere una fascia sotto una sorta di gomitiera che protegge un po' dalle sollecitazioni la muscolatura dell'avambraccio. Avevo mandato una piccola immagine, provi a verificare. Esatto. Grazie, e questo è un piccolo aiuto, non deve essere una consuetudine, perché può mettere troppo a riposo la muscolatura. In ogni caso, questi piccoli aiuti fa sì che si possa gestire il dolore. Anche un massaggio, un automassaggio, cioè prendere la zona questa muscolatura dell'avambraccio, attuare questo tipo di manovre, oppure anche trasversalmente.
Ci si può aiutare anche mettendo questo taping, cioè io ho mandato questa immagine, vediamo l'immagine, benissimo. Allora, questo taping messo in una particolare modalità aiuta ad ammortizzare le vibrazioni proprio nella zona dell'epicondilo. Non è ancora molto conosciuto e molto diffuso, però ritengo che possa essere un supporto. L'unico problema è che a volte, essendo questo tape con dell'apice, non può essere usato sempre perché può a volte irritare la cute. Però già questo è un'autogestione. Quando la patologia diventa acuta e si cronicizza, è opportuno a questo punto rivolgersi a un operatore, a un fisioterapista che aiuta con la strumentazione che noi abbiamo un recupero e un ritorno ad una situazione fisiologica. Abbiamo a proposito, dottoressa, di strumentazione, di nuove tecnologie, una volta che queste si sono trasformate in patologie, come possono essere curate con queste nuove tecnologie? Allora, sicuramente si può utilizzare questo nuovo apparecchiatura, questo nuovo laser ad alta potenza, laser CELT, che è veramente una rivoluzione, perché oltre al caldo ha pure una temperatura fredda, cioè ha una crioterapia, può passare dal meno 40 a una termoterapia più 45, ha un effetto analgesico, riduce di molto i tempi di recupero, perché attiva una intensa ginnastica vascolare e una forte azione fotobiostimolante. Cioè, diciamo che è sicuramente un approccio attuale ed estremamente efficace. Si riducono i tempi di recupero e mentre i pazienti vengono informati anche di come attuare un'autogestione e una loro prevenzione, questo apparecchio fa tornare i pazienti in una situazione di quasi normalità, cioè nel senso che il residuo dolore a volte è estremamente piccolo. Questo apparecchio ha dei protocolli terapeutici inseriti, è un computer importantissimo e quindi ci guida nella scelta di un programma più idoneo in relazione all'anamnesi del paziente, cioè la terapia è estremamente personalizzata. Benissimo, dottoressa, la ringrazio moltissimo per averci portato, per averci parlato di queste importantissime novità. A presto. Grazie, grazie molte, a presto. E ringrazio tutti i nostri telespettatori per l'attenzione e vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Io vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro buona serata.